Grazie Franco Ivan, grazie naturalmente a tutte le persone del pubblico che hanno lavorato con noi e hanno permesso a noi oggi di essere anche portavoci di loro e del loro lavoro di fronte a tutti gli altri. Ringraziamo Franco Ivan che finalmente cominciamo a gettare dei bagliori di luce sulla figura di Braccio, come dei lampi, poi ci auguriamo che con il tempo e col modo di lavoro e con tutto il procedere di questa cosa, questa luce diventi più ferma e anche più intensa. Continuiamo questa rassegna di motivi, di personaggi, di sogni, ripeto ancora una volta, di sogni, che andrà a costituire il corpo di questa nostra iniziativa. Dal personaggio clou, dal personaggio diciamo titolare di questa nostra iniziativa, allarghiamoci un pochino alla generalità di questo tipo di manifestazioni. Io allora chiamerei Davide Andrea Orsini, che fa parte del nostro tavolo scientifico, a parlare esattamente dell'importanza delle rievocazioni a livello europeo, per vedere significativamente cosa sono queste rievocazioni e cosa significano nella cultura dell'Europa. Grazie, innanzitutto buonasera a tutti. Parlerò diciamo dell'importanza delle rievocazioni storiche, ma per motivi chiaramente di celerità, anche per non invadere troppo spazio agli altri relatori, chiaramente andrò un pochino più alla sostanza di quella che è un po' la passione che ci ha caratterizzato. Comune a questo team, a questo gruppo di persone, di sostenitori delle rievocazioni storiche. Perugia è una città il cui passato glorioso e antico chiaramente dà la possibilità di dare l'appellativo di città storica. Altre città hanno questa possibilità. Questa è una regione chiaramente particolarmente felice sotto questo profilo, perché abbiamo diciamo tanta storia da esprimere e da poter rievocare. Altre città però hanno, a differenza nostra, delle rievocazioni storiche. Qua questa sera abbiamo poi il sindaco di Montone, quindi ne è una prova testimoniale, ma ne abbiamo tante altre. Abbiamo i Ceri di Gubbio, che noi tutti conosciamo. Abbiamo i Calen di Maggio, abbiamo la commemorazione a Città della Pieve, che peraltro è una commemorazione che è stata messa in pristino negli anni 60, quindi è una commemorazione molto recente. Abbiamo la fuga del Bova a Montefalco, il Palio di Valfabbrica, come anche a Gualdo Tadino, Umbertide, che addirittura è una rievocazione ottocentesca. Ecco, la maggior parte di queste rievocazioni ci ricordano di un passato, ci ricordano di eventi generalmente religiosi, in molti casi. Alcune di queste hanno conservato questa peculiarità e la continuano a rappresentare al giorno d'oggi come era rappresentata un tempo. Alcune altre poi l'hanno invece modificata, anche se in maniera leggera. Alcune altre invece hanno intrapreso questa strada di creare delle rievocazioni storiche proprio in tempi recentissimi. Questo perché? Perché hanno voluto dare importanza al valore delle proprie origini, della propria identità. È un lavoro che ha portato enormi frutti. Tra questi benefici sicuramente uno che abbiamo ritenuto importante e che abbiamo voluto evidenziare è l'impatto, la ricaduta economica che ci può essere. Dianzi l'assessore Teresa Severini ci ha elencato una miriade di lavori, di attività che potrebbero essere interpellate durante il corso di questa rievocazione storica. In questo caso noi siamo andati a fare uno studio che non ha un valore ufficiale, ma d'altronde noi non siamo un'agenzia o un ufficio di statistica, quindi l'abbiamo fatto in maniera del tutto gratuita.
E siamo andati a vedere alcune delle città sopra menzionate, che tipo di impatto hanno avuto, che tipo di impatto hanno le rievocazioni storiche. Bene, i dati che siamo riusciti a raccogliere sono molto molto importanti e confortevoli, perché parliamo di nel periodo della rievocazione o nel periodo antecedente di una settimana, di due settimane, di un incremento che va dal 19,5% fino a ben il 42% dei fatturati nel centro storico, io sto parlando chiaramente. È un beneficio per città storiche, Perugia poi ne è testimone, che hanno avuto diciamo diversi disagi nel corso degli anni, perché da quando subiscono una trasformazione nella quale da quale pulsante dell'economia, chiaramente questa loro figura si opacizza nel corso degli anni, se non viene sostenuta da altre attività che chiaramente la possono supportare, poi chiaramente si vede, perché ci può essere, come noi abbiamo constatato, anche lo svuotamento di una città, capito? Quindi, sotto questo profilo io ho voluto portare l'esempio di una città europea, perché le rievocazioni storiche, nelle quali, come avrete capito, noi crediamo tantissimo, portano innumerevoli benefici. Ecco, in tutta Europa vengono sviluppate, e anche in diverse altre parti del mondo, in città che perlomeno hanno qualcosa da raccontare, ma anche in città dove non sono mai esistite, e chiamano delle persone da fuori come fulcro di attrazione. Non è quello che interessa a noi, chiaramente. Questo l'avrete capito. Io ho portato l'esempio di una città del Belgio, che è il capoluogo della Vallonia, e questa città è Mons. Questa è la piazza grande di Mons, e questa è la festa che diciamo come nickname chiamano di Dudu, ma in verità è della santa protettrice Varadù, che è una santa che in epoca, diciamo nel 300, salvò a quanto pare la città dalla peste. Mentre le città limitrofe avevano tantissimi morti, loro vennero preservati dall'influsso benefico di questa donna. Quindi c'è, qua vediamo il vecchio sindaco Elio Di Rupo, che poi era diventato primo ministro belga, che sostenne fortemente questa importanza delle rievocazioni storiche, e anzi lo propose come baluardo per mettere in luce la forte coesione di un popolo tutto radunato, tutto riunito su un evento, diciamo, rievocativo. Però non è, cioè non ha fatto finire tutto nella festa, cioè questa coesione l'ha trasmessa anche in una competizione assai importante a livello europeo, e ahimè noi ne sappiamo qualcosa, che è la candidatura a capitale europea della cultura 2015. Dunque, loro si sono proposti, questo è il carro d'oro innanzitutto che porta le spoglie della Santa Varadù, no? E poi c'è anche una battaglia molto interessante, non sto qua chiaramente a raccontarvela tutta, ma c'è San Giorgio che sconfigge il dragone. Questo senso di coesione fortissima venne valutato in maniera molto importante dalla Commissione europea. Ebbene, sono lieto di dirvi che quest'anno Mons è capitale europea della cultura 2015. Ecco, tutto questo per dire che chiaramente traslare consapevolezza nei confronti di una città, ritrovare un modo comune, ritrovare un evento, di esprimere un senso di aggregazione, è una forza che può portare a innumerevoli benefici. In quel caso è stato per una candidatura così importante. Ecco. Passo oltre, e poi questa sera ho visto che abbiamo la fortuna di avere con noi anche il professor Amedeo Del Bentis. Io, non sapendo che avrebbe partecipato fino all'ultimo, impropriamente sono andato a, diciamo, le devo ringraziare, perché c'ha, a mezzo delle proprie ricerche che ha fatto per passione, diciamo, oltre a tutti gli interessi che lui già ha, ci ha fornito poi delle immagini molto belle di repertorio che adesso vi mostro. Io qua ho messo una pianta del Hugenberg. Questa è una pianta importante, perché si riesce a vedere la dimensione stellare della città, che quindi dalla piazza grande fa diciamo espandere poi lungo le vie regali tutte le porte
e porta chiaramente al primo confine murario, che è quello etrusco, che è una cinta di circa 3 km, per poi arrivare alla seconda cinta muraria, in alcuni casi anche alla terza cinta muraria, che è quella medievale. Però l'esempio che volevo portare nella questione, nel trasmettere alla città, diciamo, il senso di appartenenza, in questo caso è territoriale. E perché lo dico? Perché se noi pensiamo che all'interno di queste cinte murarie, in particolare dell'ultima, che è quella medievale, è più grande, sia contenuta la grandezza della città, noi diciamo un'inesattezza. Diciamo un'inesattezza soprattutto se pensiamo che il confine rionale sia racchiuso dalla porta estrema. In verità c'è tutto il territorio, diciamo, dell'ex contado, che è una porzione irregolare di terreno, perché chiaramente non è uno spicchio, non è un cerchio, che prosegue in maniera preponderante verso l'esterno. E qua possiamo vedere, io ho iniziato, in verità, qua abbiamo il rione di Porta Sole, se voi vedete, quella è tutta quanto quello che era la dimensione territoriale del rione di Porta Sole, d'accordo? Quella che vedete tracciata con il rosso è il confine attuale del comune. Quindi capite che differenza possiamo rietrare. Peraltro il rione è caratterizzato da un colore, che è il colore bianco in questo caso, e era da riferire a probabilmente le merci che transitavano prettamente all'interno di quella via reale, regale, che era appunto in questo caso la farina. Il simbolo che viene sempre rappresentato è quello del sole, che tuttora troviamo presente. Poi andiamo avanti e vediamo che qua abbiamo il rione di Porto San Pietro. Per la verità sarei dovuto iniziare da questo, perché praticamente come genesi si pensa, si crede che chiaramente il rione di Porto San Pietro è il primo che è stato costituito, quindi a Perugia. Vedete anche qua la differenza, cioè quello che si vede, la differenza territoriale tra il nuovo territorio che c'è attualmente e il territorio che c'era in passato, dove ad est arrivava fino alla piana del fiume Cascio e fino a Marciano, d'accordo? Quindi una vastità territoriale incredibile. Poi abbiamo qua il rione di Porta Eburnea, qua gioco in casa perché io sono nato in via Caporali, il cui colore verde, diciamo, sulla parte sotto è dato dal fatto che era la parte più arborea, la parte più orticola, dove c'era infatti via Caporale, adesso era via dei Semplici e c'era via degli Orti, appunto, veniva coltivato per questo motivo. Poi c'è ci sono, diciamo, i luoghi di riferimento, ma qua si potrebbe aprire un capitolo molto ampio e chiaramente c'è chi ha più competenza di me che potrà trasmettervelo. In questo caso abbiamo un elefante con una torre dietro, e questo stava a significare che era la parte dove la cinta muraria della città era più possente, d'accordo? Poi abbiamo, continuando ad andare avanti, Porta Santa Susanna, e vedete sempre i confini rossi comunali che stanno sotto. Porta Santa Susanna era quella che dava accesso al lago Trasimeno, infatti tramite la porta omonima, che era la Porta Trasimena. Il colore dello stemma è blu, proprio perché è evocativo del lago, del colore dell'acqua. Attualmente lo stemma sono le catene. Nel passato tutti i rioni avevano differenti stemmi, erano generalmente riferiti ad animali. Qua c'era l'orso, che oltretutto è un animale lunare, perché parliamo della parte ad ovest. Ad est, dove sorge il sole, abbiamo il sole, qua abbiamo la luna che da contraddistingue tutto sommato. E qua vediamo ad esempio su Porta Santa Susanna che ad ovest arriva fino al lago Trasimeno, ma addirittura riesce a toccare il Granducato di Toscana sulla parte alta, d'accordo? Infine abbiamo Porta Sant'Angelo, non in ordine di importanza, chiaramente, il cui colore è il rosso dello stemma. Attualmente noi su Porta Sant'Angelo troviamo le ali con la spada, sono riferiti chiaramente al santo omonimo della chiesa di Porta Sant'Angelo. Il colore rosso è evocativo della merce che passava tramite quella porta, che era appunto il carbone e la legna.
Qualcuno dice anche dal carattere impetuoso dei propri residenti, anche perché era un quartiere abbastanza che prendeva fuoco subito, insomma, ecco. Perché ho voluto dire tutto questo? E poi l'ho detto chiaramente non in chiave strettamente tecnica, cioè non sono andato a approfondire quello che è la genesi storica del rione e quello che sono le strade che lo caratterizzano, anche perché è veramente molto vasto come argomento. Perché volevo sollevare in voi una piccola curiosità, cioè questo senso d'appartenenza rionale, che da molti pochi è riconosciuto, cioè il dire magari che tu sei di Fontignano, di Montepetriolo, di Pacciano, di Gioiella, significava una volta che facevi parte del rione di Porto Eburnea, e questo pochissimi lo sanno. Il fatto che tu magari facevi parte di Sant'Enea, di Montebello, di Sant'Andrea Reiano, di Santa Maria Rossa, significava che tu facevi parte del rione di Porta San Pietro, e così via dicendo. Andando su Porta Sant'Angelo, ad esempio, troviamo da Monte Acuto, Monte Terzio, Maestrello, Pantano, Castelrigone, fino alla proprietà dei Vitelli, chiaramente, che erano verso Città di Castello, sulla parte più alta. Nulla, non vi sottraggo altro tempo se non chiudendo con diciamo una domanda che vi pongo da Perugino a questo punto: ma tu, de che rione sei? A voi la risposta.